certo punto, perché comunque il roster è talmente ampio e variegato in quel tipo di contesti che tutto sommato perdere terza non fa nemmeno così male. Sulla possibilità di Direct Energy di entrare nel World Tour, io sinceramente ho dei dubbi, ma magari avete ragione voi. Aggiungo soltanto che Terpstra comunque non sembra solo in Direct Energy, cioè non è proprio la classica figurina allo sbaraglio. Godin, quinto alla Roubaix, Adrien Petit, nono alla Roubaix del 2017, quella dell'anno prima, 2016, decimo, quindi corridori che in quei contesti vanno sicuramente bene. Poi gli hanno preso anche Pim Lithart, avrà anche una certa assistenza. E sul discorso che fate di Quickstep, allora, io mi trovo d'accordo. Come non sono lungimirante come voi, vado a guardare anche il breve periodo. Non so che significato potrà avere il breve periodo di Quickstep, che cosa prefigura questo assetto che rimane. Ha sicuramente dei ragazzi interessantissimi, l'acquisto di Evenepoel ne abbiamo discusso tanto, però è un pulcino ancora, cioè, parliamoci chiaro. Sì, quello è un discorso a parte, è un È discorso un per chi discorso. guarda molto in là col tempo. Guarda molto in là, secondo me Jakobsen è un corridore fortissimo, ma bisogna ancora guardare in là. Di Gaviria ancora bisognerebbe indagare totalmente l'attitudine a certi contesti, io sono di questo avviso. Ha rinnovato Lampaert, poi abbiamo Stibar, Gilbert, cioè sono rimasti dei veterani, non so chi sul breve periodo potrà portare i risultati, però allo stesso tempo sappiamo benissimo che i risultati del Wolfpack arrivano correndo da Wolfpack. Gli uomini per correre da Wolfpack li hanno, quindi voglio dire, è una situazione interessante, però a qualche punto di domanda secondo me lo lascio. Secondo me, guarda, molto brevemente, è un progetto di rinnovamento che è iniziato l'anno scorso, quando Tom Boonen ha lasciato la squadra, poi è andato via Trentin. Quest'anno scadeva il contratto di Terpstra. Io immagino che ci sia interesse, appunto, come dicevi, nei confronti di Gaviria. Bisogna capire quali sono le sue potenzialità in merito. Quest'anno il piccolo approccio che ha fatto al nord è stato terrificante per lui, però era in una fase particolare anche della stagione, ecco. Era anche un momento terrificante, sì, appunto. Abbiamo parlato prima delle acquisizioni di Drapac, abbiamo fatto il nome di Kangert, quindi per andare in Kasastana, in modo tale da dare conto, scusate, uno dei principali colpi di mercato di questa fine 2018, abbiamo parlato appunto della cessione di Kangert, Astana che è ha ricostituito parte della colonia italiana perché oltre all'acquisizione di Boaro è stato preso anche Ballerini che fa il salto, quindi un altro uomo dell'Androni che approda nel World Tour, il nuovo, i complimenti a Gianni Salvo per quanto riguarda. L'Astana è interessata anche a Battaglin e Malucelli che gravita però in orbita Franciacorta Groupama e che della Franciacorta Groupama si è fatto vedere nonostante lui dell'uomo di riferimento della Franciacorta Groupama ha visto l'eterga praticamente, si è piazzato quasi sempre secondo a Pollucciarente dietro Lemar. Ricostituzione della colonia italiana, nonostante la quasi sicura partenza di Oscar Gatto, su Twitter si era letto qualcosina di interessamento di Bora. Astana che dà un'altra chance a Contreras, colombiano 24enne, che una chance l'ha già avuta in casa Quickstep, ma le cose sono andate male. Ha dismesso parte della colonia danese, è andato via Jesper Hansen, che si è accasato alla Cofidis, ma soprattutto ha ceduto Valgren, che è stato comprato alla Dimension Data. E questo è un acquisto molto importante. Eh sì, direi che insieme al movimento di Yuan e a quello di Terpstra è il colpo grosso di quest'estate finora. Soprattutto perché è un corridore ancora giovane, un corridore che ha mostrato potenzialità di altissimo livello, pronto per correre, per vincere per i massimi. Lo ha fatto quest'anno all'Amstel Gold Race e all'Etwalk, mica due corsette, di fatto. E ai massimi dei massimi ha fatto quarto al Fiandre, ma soprattutto è interessante perché a meno di dismissioni ritroverà Boissonaghen e Vermode. Ci sono tre uomini che vanno a ricostituire almeno quel pacchetto di guastatori che in Kasastana era rappresentato da Valgren, da Lutsenko, da Kort Nielsen. Cioè, notate il parallelismo in questo senso. Quindi voglio dire, secondo me non sono da sottovalutare. Vediamo come si muoveranno. La Dimension Data ha fatto un colpaccio, corridore ancora giovane che sta dimostrando di poter competere con i migliori per un certo tipo di traguardi, corridore che nella prossima stagione è chiamato a fare quell'altro piccolissimo di salto di qualità, di percorrere quell'ultimo step che può portarlo anche a vincere una Monumento, Fiandre, Liegi, insomma, le potenzialità ce le ha volendo. Però, primo,
Tu mi insegni che la stanna non si è mossa solo in uscita, ma anche in entrata, con gli Zaghirre che sono stati ufficializzati proprio in questi giorni. Sono stati per molto tempo oggetto di un rumorino di mercato, fonti basche, poi notizia rimbalzata, Copeland li aveva dati in partenza. E sono stati ufficializzati nelle ultime ore. Cioè, Joni Zaghirre che sta correndo da capitano alla Vuelta, Gorka sicuramente un uomo solido, trovano Fuglsang in Astana. Cosa manca all'Astana? Forse manca il grande uomo di riferimento per i grandi giri, ma il collettivo c'è. L'acquisto degli Zaghirre secondo me è un acquisto importante. Li prendono in coppia comunque. È interessante notare come si muovono sempre in coppia. L'anno scorso erano separati, poi dopo Jon ha chiesto che anche Gorka passasse alla Bahrain, o sbaglio? Bisogna ricostituire, altrimenti la catapulta infernale non E può come si fa? realizzarsi e Vincenzo non verrebbe assolutamente scontentato. Chi si è mosso anche è il team Lotto Enel Jumbo, non solo per la stagione prossima, ma anche tra 2 anni. Adesso ci arriviamo. In buona sostanza, gli acquisti in ingresso sono quello di De Plus, della Quickstep, che abbiamo visto protagonista in questi giorni alla Volta a Spagna, Camminito del Re, è andato molto bene. Hofstede dalla Sunweb e Theunissen, che è certo e confermato sempre dalla Sunweb. In più, ci sarebbe l'arrivo di Wout van Aert per il 2020, arrivo che è confermato, cioè Wout van Aert correrà per il team Lotto Enel Jumbo nel 2020, ma quello che è interessante è capire cosa succederà nel 2019 di Wout van Aert. Perché? Perché c'è stata una grossa querelle, era questo quello che forse è diventato il vero grosso scazzo dell'estate, quello relativo a van Aert. Bella, così mi piace. Perché c'è stata tutta una querelle collegata a due squadre professional, la Veranda Villems Crelan e l'Acqua Blu Sport. Quello che è successo è questo: c'erano delle trattative per un'acquisizione da parte di Acqua Blu di Veranda Villems Crelan. Queste trattative sono sfociate in un comunicato in cui Acqua Blu dava per certo l'acquisizione della Veranda. Notizia che è stata smentita il giorno stesso. Dalla Veranda a quel punto, che ha detto che non ha negato che ci fossero delle trattative, ma ha negato che fosse chiusa la questione. La cosa è andata un attimo in dimenticatoio fino a pochi giorni fa, quando Acqua Blu ha dichiarato che cesserà l'attività, lasciando così di fatto tutti i corridori a casa e sicuramente non acquisendo a questo punto Veranda Villems-Crelan, che d'altra parte è stata accostata, diciamo così, sempre per un'acquisizione al team Rompot. Team che da quest'anno, dall'anno prossimo, si dovrebbe aprire anche a corridori non olandesi. Queste sono le notizie che ci sono arrivate. Sono le notizie anche che sono arrivate a Wout van Aert, che in un tweet ha manifestato il suo malcontento relativamente a questo fatto e ha detto che ha lasciato intendere che potrebbe addirittura prendersi un anno sabbatico. Immagino che forse più una boutade che altro, però non si sa cosa accadrà prossimo per quanto lo riguarda. Ma io fino a un certo punto sono riuscito a seguirlo. Dopodiché mi è venuto un mal di testa tale che ho mollato. So che non dovrei dirlo, dovrei essere interessato anche a queste vicende, altrimenti non posso darne conto. Ma hanno fatto un casino infernale, cioè come fai a negare che hanno fatto un casino infernale? Ci sono dei ragazzi che rischiano di rimanere a spasso, sono stati fatti un po' di capricci, è stato mostrato anche un po' di dilettantismo dal punto di vista della gestione di queste cose, perché comunicati si dovrebbero fare quando ci sono informazioni solide dietro e quando le cose riescono ad addivenire a delle conclusioni, altrimenti nei comunicati che dici? Vediamo che cosa succede. Sinceramente non so che tipo di garanzie finanziarie possano essere portate a un eventuale progetto. A questo punto l'unico credibile di cui possiamo parlare, se non altro perché la notizia è uscita da un po' di tempo, quello della fusione con Romput, a questo punto dovrebbe essere la squadra di Bovaert, cioè è nata come la squadra di Bovaert, Sì, sì, non sì, so sì, sì. se. Inizialmente doveva essere un progetto tutto olandese, adesso hanno confermato che dall'anno prossimo apriranno anche a corridori, che arrivano dall'estero. Secondo me l'idea di un anno sabbatico è una stupidaggine colossale, Ma non una no, stupidaggine. non penso che fosse una cosa Sì, seria, in tutta deve onestà. correre, soprattutto deve far bene, e poi dal 2020 si troverà in un contesto sicuramente più qualificato, ma non può permettersi di perdere una stagione, quale sarà il contesto in cui correrà, anche perché, parliamoci chiaramente, non potrà essere un contesto qualitativamente di molto inferiore, con tutto il rispetto a quello in cui ha corso e ha fatto bene anche quest'anno, perché non è che corre in un top team World Tour, può avere il mal di pancia perché adesso c'è la situazione, cioè correva in una professional, sicuramente ragazzi interessanti, ragazzi
hanno avuto anche i loro guai quest'anno, lasciamo perdere. Però no, ma dire... penso che si riferisse alla... più che altro agli aspetti di comunicazione da parte del team, che erano gestiti molto male. Vabbè, questo qua poi sono cose che non lo dovrebbero riguardare. Cioè, lo riguardano, però voglio dire, pensassi a correre, che è un fenomeno assoluto. Lui, Van der Poel, e anche Remco Evenepoel, anche se non si può dire perché è un pulcino e noi non siamo avventati, come abbiamo detto nel podcast. Vincenzo, tira fuori un argomento tu, così chiudiamo. Ganna Sky, che vuoi dire? Ganna Sky sembra si possa concretizzare e secondo me è un movimento molto interessante. Ganna che lascerebbe UAE che ha acquistato, come abbiamo detto, due ragazzi abbastanza molto forti, in particolare lo sloveno Pogačar. Non so come giudicate voi i trascorsi di Ganna in UAE, non so se vi sareste aspettati qualcosa di diverso. Ricordiamo comunque che Ganna è un corridore che vuole conciliare, anzi vuole prediligere l'attività su pista fino al 2020, e per me fa anche bene. Ganna che in Sky rischia, a mio avviso, di diventare davvero uno dei più forti cronometri in circolazione, cosa che non era così scontata se fosse rimasto in UAE. È un movimento molto interessante, vorrei capire da voi quale potrebbe essere secondo voi il ruolo di Ganna nel Team Sky, uomo per le pietre o gregario di quelli che abbiamo imparato a conoscere per il futuro capitano nelle corse di 3 settimane, o uomo per le cronosquadre? Guarda, vedendo il rendimento di Castro Viejo potrà vincere anche un paio di grandi giri. Ma sempre che il suo morale non sia a terra dopo l'esperienza avuta con Gonzalo Najar alla Vuelta San Juan, quindi voglio dire, quelle sono cose che si vedono davvero. Bisogna vedere che strascichi possono distruggersi. È il contesto migliore in cui un atleta dal profilo di Ganna può svilupparsi su strada. Fermo restando che per Ganna, stante le sue intenzioni fino al 2020, chiaramente con le dovute proporzioni, con le dovute pinze, attenzione a quello che sto dicendo, non voglio creare, si può fare un discorso analogo a quello che si fa per Van der Poel, cioè vediamolo quando si dedicherà completamente alla strada per vedere che rendimento potrà dare. Dal punto di vista del potenziale, secondo me, non è un atleta che va nemmeno discusso, è bellissimo da vedere, e ha un motore assolutamente efficiente ed efficace, e Sky secondo me è il punto d'approdo ideale. Su questo sono totalmente d'accordo, cioè, non riesco a capire i dubbi, non so dove sarebbe dovuto finire altrimenti per avere un contesto migliore date le caratteristiche. Guarda, secondo me la persona più contenta dell'approdo di Ganna e Sky è proprio Davide Cassani, che rischia di ritrovarsi da qui 2 anni due cronomen di livello assoluto. Chi è l'altro? L'altro è Moscon. Siamo in chiusura, io con questo vi ricordo come sempre che potete contattarci, cari ascoltatori, al nostro indirizzo email che è cyclingchronicles.podcast@gmail.com, sul nostro account Twitter c_c_podcast e sulla mail sulla nostra pagina Facebook di Cycling Chronicles. Bene, siamo arrivati ai saluti e soprattutto siamo arrivati al pronostico di questa settimana. Io a questo punto chiedo a Prima e poi a Vincenzo, chi vincerà nella tappa di La Covatia? Primo? Per me vince Simon Yates. Ok, Vincenzo, chi vince La Covatia? Per me anche, però a questo punto magari ne dico un altro. Perché? No, vuoi dire anche Simon Yates? Settimana scorsa io ho detto Porte, Giacomo ha detto Porte, l'ho portato all'inferno con me e con Ricci, quindi voglio dire, associati. Assumiti le tue responsabilità per una volta. Yates, basta. Va bene, Yates, allora porto anch'io all'inferno, basta. Sono Yates. Ok, andate. Io invece vado con Quintana, un Quintana in crescita nella seconda parte di Vuelta. Ce l'hai il vizietto. Ce l'ho il vizietto di Quintana, sì, cosa gli devo dire. Bene, con questo siamo arrivati veramente ai saluti. Io saluto e ringrazio Vincenzo delle Donne per la chiacchierata. Grazie Vincenzo. Ciao, grazie a te, grazie. E saluto e ringrazio anche Giuseppe Campolo, meglio noto come Primo. Ciao Primo, grazie mille. Grazie a voi, grazie ai nostri ascoltatori. Noi ci risentiamo a settimana prossima con nuovi resoconti, inizialmente per quanto riguarda la Vuelta a Spagna. Un caro saluto anche da parte mia. Ciao a tutti. Ciao ciao.